Bentornati a una nuova puntata di Epson Digital Academy. Oggi parliamo di come scegliere la stampante per casa. Nella scelta di una stampante per casa, noi abbiamo da soddisfare diverse esigenze e teniamo in considerazione diversi fattori. Innanzitutto, che tipo di utilizzo ne facciamo, quindi dobbiamo stampare dei documenti o delle pagine internet, ma anche delle fotografie. Può essere utile ovviamente eseguire delle scansioni o delle fotocopie o persino inviare dei fax. C'è una moltitudine di prodotti sul mercato che può soddisfare queste esigenze, in ogni fascia prezzo. Ne abbiamo dalle poche decine di euro fino a diverse centinaia. Quindi come ci orientiamo all'interno di questa proposta? Per chiarezza bisogna ammettere che ormai molti prodotti presenti sul mercato soddisfano la maggior parte delle esigenze che abbiamo. Ovviamente alcuni soddisfano alcuni ambiti di queste esigenze meglio di altri. Non si può pretendere da un multifunzione economico in quadricromia una gamma, uno spazio colore ampio come quella di una stampante professionale e non si può pretendere che una stampante a largo formato di produzione stia sulla scrivania di casa. Quindi quali sono i fattori decisivi per la scelta di una stampante a casa? Innanzitutto il tipo di utilizzo, cioè cosa ne faccio? Se io stampo soprattutto documenti, se il mio è un utilizzo soprattutto documentale, ho bisogno di una stampante in quadricromia a quattro colori. Questo perché? Perché i colori light delle stampanti fotografiche su carta comune non vengono praticamente utilizzati. Oltretutto, sulla fascia media di questi prodotti c'è la possibilità di montare cartucce a capacità maggiorata, cartucce XL. Questo ci permette di abbassare di molto il costo copia, quindi di avere 1000 pagine con una cartuccia e di essere competitivo anche col mondo delle laser. Se la stampa documentale è il vostro utilizzo, allora questo è il tipo di segmento al quale dovete rivolgervi. Su questo tipo di prodotti anche gli inchiostri sono studiati per la stampa documentale. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo inchiostri a pigmenti, nel caso gli Epson DuraBright Ultra, che resistono molto nel tempo, sono molto resistenti. Resistono persino all'acqua o al passaggio dell'evidenziatore. Ma se la nostra esigenza è quella di avere foto di una certa qualità, allora una stampante è un multifunzione dotato di almeno 6 colori è d'obbligo. Questo perché? Perché l'esacromia, quindi 6 colori, vanno ad estendere la nostra gamma colore, il nostro spazio colore. Questo si ottiene grazie anche agli inchiostri Epson Claria. Gli inchiostri Epson Claria sono inchiostri fotografici a base acqua. Cosa significa a base acqua? Lo vedremo tra qualche puntata quando inizieremo a stampare. Nel frattempo però un avvertimento. Se la vostra esigenza è quella di stampare foto in bianco e nero, queste stampanti non fanno per voi. Questo perché? Per un fenomeno chiamato metamerismo che sicuramente avrete riscontrato se avete fatto delle prove in bianco e nero. Il metamerismo è quel viraggio della foto verso un colore, può essere più seppia, può essere troppo freddo, comunque non viene mai neutro. Questo è un problema che si risolve solo con l'utilizzo di inchiostri professionali, gli Ultrachrome K3. Sebbene si parli della scelta di stampanti per la casa, in realtà l'offerta sul mercato è quasi esclusivamente di multifunzione. Questo perché? Per soddisfare un'esigenza primaria dell'ambito domestico, quella dello spazio. L'esigenza è quella di avere la maggior quantità di funzioni a disposizione nel minor spazio possibile. Questo però, rispetto al passato, non deve far pensare assolutamente a una perdita di qualità. Parlando di multifunzione, lo scanner fa ovviamente parte della dotazione di base di multifunzione. Molte volte si tratta non solo di scanner documentali, quindi in grado di acquisire e di scannerizzare documenti, ma anche di scanner di ottima qualità fotografica. In questo caso l'unica cosa che dobbiamo tenere conto è della risoluzione ottica dello scanner. Per un ingrandimento di una fotografia, almeno 2400 dpi ottici dello scanner sono d'obbligo. Attenzione! Quando parliamo di scanner dei multifunzioni, non possiamo però pensare di acquisire diapositive, negativi o trasparenti in genere. Questo per una differenza tecnologica di base tra lo scanner di multifunzione e lo scanner dedicato. È una differenza tecnologica che affronteremo più avanti quando affronteremo l'argomento scansione. Ovviamente ci sono molte altre funzioni da tenere d'occhio. Per esempio il fax, una tecnologia che continua a essere molto usata.
oppure il wifi per poter posizionare la stampante e sfruttare le sue funzioni da qualsiasi punto della casa, anche magari dai propri smartphone o tablet. Abbiamo anche la possibilità su molti modelli di utilizzare il fronte retro in automatico, la stampa fronte retro in automatico, e su alcuni abbiamo anche persino la possibilità di stampare sulla superficie di CD e DVD stampabili. Tanto per fare qualche esempio più concreto, per l'utilizzo documentale a casa possiamo pensare a una stampante della serie Stylus Office, che già nel nome porta in parte la destinazione a cui è pensata. Le Stylus Office usano, per esempio, cartucce ad alta capacità, quello che dicevamo prima, 1000 pagine con una cartuccia del nero. Questo significa bassi costi copia, ma significa anche, per inchiostri DuraBright Ultra, inchiostri a pigmenti dal comportamento molto simile a quello che ha un toner di una stampante. Le altre funzionalità le possiamo dedurre direttamente dal nome. Vedete le lettere finali dei prodotti, la F sta per fax, quindi vuol dire che ha il fax integrato, il W per wifi e scheda di rete, e la D per duplex, quindi abbiamo la stampa fronte retro integrata in automatico. Tutte queste funzionalità sono pensate soprattutto per l'ambito documentale, il che non vuol dire che non si possano fare delle buone foto. Ma come detto, se la vostra esigenza è fare delle foto veramente belle di qualità, allora dobbiamo rivolgerci alle Stylus Photo. Come detto, per le fotografie dobbiamo rivolgerci a una multifunzione della serie Stylus Photo. Queste multifunzioni hanno tutte le funzionalità dei loro fratelli documentali, ma invece di 4 cartucce ne usano 6, quindi abbiamo un'esacromia. Questo cosa significa? Ovviamente foto di maggior qualità, ma abbiamo anche delle differenze proprio fisiche. Per esempio, il cassetto carta è molto più capiente in quello del fratello documentale, ma è usato solo per la carta in formato A4, mentre qui è diviso in 2 cassetti, uno per la carta A4, uno per i formati più piccoli fotografici. Il multifunzione seleziona automaticamente a seconda del tipo di formato di carta impostato. Oltre a questo, per esempio, le stampanti della serie Stylus Photo stampano direttamente su CD e DVD. Sono molto semplici da usare grazie al pannello touch che è in dotazione e la velocità e la qualità è sorprendente. Pensate che una foto 20-30, una A4 classico, senza bordi, di qualità professionale, si ottiene in solo un minuto. Quindi, riassumendo, se cercate un prodotto dalle funzionalità base, sappiate che non può fare tutto al massimo della velocità e al massimo della qualità. Ovviamente stiamo parlando di prodotti indicativamente sotto i 100 euro di acquisto. Ricordate altresì che a un costo d'acquisto iniziale molto contenuto corrisponde un costo copia leggermente superiore. Se proprio il costo copia è una cosa che vi interessa in modo particolare perché producete soprattutto documenti, allora Stylus Office è il tipo di prodotto sul quale dovete indirizzarvi. Vuol dire cartuccia a capacità XL, quindi 1000 pagine con una sola cartuccia, molta velocità soprattutto sulla stampa documentale. Se invece la vostra esigenza è qualitativa fotografica, dovete indirizzarvi obbligatoriamente sulle Stylus Photo, quindi stampanti in esacromia. Tutti questi prodotti, sia i multifunzioni di base, sia quelli della fascia office che i multifunzioni fotografici, sono ormai reperibili presso qualsiasi rivenditore informatico o presso le catene della grande distribuzione. Come consiglio, semplicemente tenete conto che questi prodotti cambiano molto velocemente, almeno una volta all'anno, per cui tendenzialmente tutte le novità di prodotto si hanno nel periodo autunnale, mentre le migliori offerte si trovano nel periodo estivo.